Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Come mai noi tante volte ascoltiamo la parola del Signore? Ascoltiamo tante omelie, tante esortazioni spirituali? Come mai noi nutriamo devozione singolari e particolari verso determinati santi e sante e poi rimaniamo sempre gli stessi? Perché non abbiamo il dono dell'ascolto. Questo è il peccato originale della nostra sordità. Non vogliamo ascoltare se non il proprio io. Non vogliamo cercare di pulire l'orecchio del cuore per far entrare la parola del Signore. E quando non c'è ascolto, si possono fare i più bei discorsi di questo mondo. Si può proclamare la più avvincente parola di Dio. Siamo come gli scribi e farisei che voltano le spalle e se ne vanno come sono venuti. Anzi, più testardi e forse più incattiviti. Questo scriba, che pone la domanda a Gesù, non si presenta come si sono presentati gli altri scribi e farisei. È uno scriba onesto, umile. Aveva sentito parlare di Gesù e allora l'ha voluto mettere, tra virgolette, alla prova. Lo ha voluto interrogare. Qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù proprio qui dichiara con chiara e autorevole parola: il primo è: ascolta Israele. Cioè, ascolta Giuseppe, Maria, che so io, mettete qualsiasi nome. Ascolta. E poi dice: il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Bando all'idolatria. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la mente. Cuore e mente sono collegati. Con tutta la forza e naturalmente l'anima, quella che la stessa parola
ci ricorda il soffio vitale di Dio creatore. E allora, cari fratelli e sorelle, se noi ci apriamo all'amore di Dio, perché se non ascoltiamo, l'amore di Dio non entra dentro di noi e non ci accende infuocando il cuore di amore verso lo stesso Signore. Rimaniamo tali e quali. Non faremo mai progressi. Non avremo mai il discernimento che ci fa capire ciò che è bene e ciò che è male. Ma facciamo quel compromesso tra di noi e con gli altri per raggiungere determinati scopi che aprono baratri di infelicità, di incomprensione e di divisione. Gli orizzonti dell'amore invece portano gioia e anche nel sacrificio portano serenità. È chiaro che se io amo Dio, io non posso non amare le creature, ma le devo amare come vorrei essere amato io stesso. E qual è la misura o il modello di amare il prossimo come se stesso? Gesù Cristo. È Lui che ci dice, ci insegna e costituisce per noi il modello per eccellenza di come uno deve amare l'altro, cioè dare la vita. Gesù Cristo ha amato nonostante sia stato crocifisso. Gesù Cristo ancora prima ha amato nonostante sia stato tradito, rinnegato, sputato, flagellato, incoronato di spine, accusato che se la facevo con le prostitute, con i peccatori, accusato di tutto. Lui ha versato dal suo cuore, dalla sua mente, dai suoi occhi, dalle sue mani, dai suoi piedi, dalla sua vita, solo amore. Quell'amore che fa di noi un sacrificio vivente, santo e gradito al Signore. Perché lo scriba lo dice: amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici che si facevano con gli animali e che facevano i sommi sacerdoti. Con Gesù, quei sommi sacerdoti che naturalmente si succedevano e si moltiplicavano erano perché morivano. Gesù è diventato eterno perché Lui è il sommo sacerdote eterno e ha offerto se stesso una volta per tutte. Un amore esplosivo, sacramentale, santificante, che lo Spirito Santo deve farci sempre, se noi ascoltiamo, assimilare e donare attraverso testimonianza concreta. Voglio chiudere, bellissime anche le letture precedenti, quando noi abbiamo ripetuto forse anche distrattamente: ti amo Signore mia forza, ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Se noi ci compenetrassimo, o meglio ci facessimo conquistare da queste parole che noi pronunciamo con le labbra, il cuore, la mente, l'anima, la forza, allora Dio sì che sarebbe il bene immensamente prezioso, l'unica salvezza, l'amore più inesauribile e inestinguibile della nostra vita. E non staremmo a perdere il tempo con chiacchiere che scavano la fossa della nostra perdizione. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. E poi la parola di Gesù.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Quando Dio è nel cuore, non c'è posto se non per il solo e assoluto amore. Chi non esprime, non testimonia, non viva, non brilla di questo amore non appartiene a Dio. E Dio non è in Lui con il Padre.